Ma mi pare che con una responsabilità e disponibilità vera da parte di tutti, cioè dell'azienda, degli RLS, di tutti i lavoratori, con la presenza che il Comune ha richiesto dell'azienda sanitaria locale e alla mia presenza, si sia svolta una riunione proficua anche con l'ingegner Manfellotto in videoconferenza. Questa riunione ha visto fare proposte organizzative da parte dell'azienda che mi pare raccolgano nella sostanza, diciamo, le preoccupazioni dei lavoratori. Gli RLS stanno valutando in una riunione ristretta queste proposte, tra poco andranno in una assemblea con tutti i lavoratori, che ovviamente sono tutti in sciopero. Ci siamo aggiornati alle 2:30, anche con la mia presenza, per chiudere questa discussione in termini che garantiscano nell'ordine la massima trasparenza ed informazione su tutto, la massima garanzia per la salute di tutti i lavoratori, nessuno escludo, e anche ovviamente la tutela dell'interesse dell'azienda, diciamo, a proseguire in forme diverse da quelle ordinarie, diciamo, con i propri impegni produttivi, perché come sappiamo il saldo breve aveva una fase delicata, ma il presupposto di questa discussione è stato quello che sulla salute non si discute, la salute, diciamo, la si garantisce, e così si sta facendo. Confido che alle 2:30 si possa trovare una soluzione, per la quale naturalmente saranno forniti a quel momento tutti i dettagli. Si tratta, naturalmente, lo do per scontato e per presupposto, di rispettare pienamente la legge, come sempre è avvenuto, ma anche di avere una sensibilità in più dal punto di vista sostanziale, che mi pare sia stata dimostrata da parte di tutti, e confido che questo possa garantire una soluzione pienamente rispettosa, ripeto, delle esigenze e la salute di tutti i lavoratori, che per me sono le esigenze degli interessi generali. Mi pare, devo dire, che l'azienda abbia mostrato disponibilità, voglio sottolinearlo perché sarebbe ingiusto non farlo, e credo che ora la discussione sia una discussione piuttosto di dettaglio, acclarato questo principio, che è un principio di civiltà convenuto da tutti, che deve vederci agire anche oltre il dettato normativo, perché appunto la salute non è questione di trattative sindacali o di norme di legge e basta, è un principio di civiltà che deve essere salvaguardato sempre e ovunque.